prima serata festa a Casevecchie, questa sera serata musicale in compagnia di Area Medina, giusto? In compagnia del grande vocalist Fabrizio. Fabrizio, questa sera grande Grazie. Serata, grande accoglienza qui a Monte di Procida. Sì, è stata una bella emozione, è bello tornare in piazza nella zona Flegrea, soprattutto Monte di Procida, che è una zona che io amo tantissimo. Fabrizio, una grande serata con tante canzoni del grande compianto e ipercelebrato Pino Daniele. Sì, noi ormai sono 16 anni che portiamo avanti la musica di Pino Daniele, il nostro amore per Pino Daniele. Questo progetto ci ha dato modo, anche grazie al management di Fabio Medina, di arrivare in tutte le piazze d'Italia, teatri, e anzi vi invito a seguirci sulla nostra pagina Facebook per essere sempre aggiornati. Una lunga gavetta, Fabrizio, 16 anni, le vostre esibizioni non finiscono qui. No, quando c'è amore e passione bisogna continuare, oggi più di prima, proprio perché non c'è più Pino Daniele, è giusto che comunque tutti coloro che amano Pino Daniele possano portare questa musica in giro per il mondo, perché è un patrimonio veramente infinito di musica e poesia. Fabrizio, per chi ha apprezzato questa sera, ricordiamo chi siete, cosa fate e dove è possibile seguirvi. Area Medina? Allora, gli Area Medina sono Fabrizio Trapani, sono Alessandro Calandri, Maurizio Maresca, Lorenzo Stabile e Fulvio Cusano. Tutti possono seguirci su Facebook, sulla nostra pagina sempre aggiornata Area Medina Cover Band di Pino Daniele, o altrimenti su internet, sul nostro sito internet, che è coverbandpinodaniele.com, dove trovano una sezione tour 2016 con tutte le date aggiornate. Fabrizio, grazie di tutto, complimenti ancora. Grazie a voi e grazie per la vostra professionalità. Buona serata e soprattutto buona musica. Grazie mille, ciao a you. Vi ringrazio per le richieste. Ringrazio a tutti voi che siete stati qui fino alla fine per questa bellissima festa che avrà sicuramente grandissimo successo come ogni anno. Vorrei ringraziare di cuore tutti gli organizzatori, vorrei ringraziare il comune di Monte di Procida, vorrei ringraziare il grandissimo lavoro che hanno fatto tutti gli organizzatori, tutti coloro che hanno reso possibile questo bellissimo evento.